Cari amici, quello che vedete alle mie spalle è il sito più ricco al mondo, ma non è il sito che rende ricco il posto dove si trova, no, è il sito dove, paradossalmente, è il posto dove si trova che deve spendere soldi per mantenerlo. È una cosa assolutamente assurda, paradossale. È il posto dove la Frau Merkel è andata a passare dei giorni di vacanza recentemente ed è il posto dove riusciremmo in Veneto, dal Veneto, a fare qualcosa. E già mi sento le domande perché. Ecco, visto che Stato, Regione, Provincia, Comune e tutti gli altri enti territoriali preposti, non solo lì non hanno saputo né voluto far nulla, ma spesso sono stati complici e correi del malaffare che ci ha guadagnato centinaia di milioni con l'area degli scavi, con l'indotto, prendendo spunto da quanto ha detto pubblicamente il presidente del Veneto, Zaia, a proposito della Sicilia, perché non provare a dividere organicamente tutta l'area e a far adottare ciascuna porzione o tutta insieme ad una realtà pubblica o privata, poco importa, del Veneto, con personale e organizzazione veneta, con controllo e potere di indirizzo e di veto, in modo da disincentivare appetiti malavitosi, non avere cointeressenze locali per restaurare e far tornare ad antichi splendori quello che è universalmente noto e riconosciuto come il più grande e importante sito archeologico del mondo. Ci va, come abitanti del civile Veneto, di impegnarci per affamare la belva della Camorra. Da troppo tempo impedisce questa belva a questo paese di crescere. Si chiami appunto Camorra, mala politica, corruzione o semplicemente menefreghismo. Ci va di essere ancora una volta l'esempio di come si amministra nell'interesse collettivo e non di pochi sodali. Ci va di far lavorare un migliaio di giovani con garanzie serie, anche logistiche, togliendoli dalle nostre strade piene di droghe e dalla disoccupazione ormai diventata cronica. Ci va di deludere le speranze di chi ha scommesso sulla catastrofe di questo paese, vedi la grande bellezza, e di chi non vede l'ora di parlarne male, magari con sorrisetti ironici all'estero. Uno Stato che vuole preoccuparsi di Pompei deve mettere chi vuol fare in condizioni di fare, dopo aver rimosso tutti, ma proprio tutti, i responsabili del disastro. Il Veneto, e forse solo il Veneto, ce la potrebbe fare, e insieme ad altre forze di buona volontà potrebbe sconfiggere la cattiva amministrazione, ovviamente con i puntini sulle i, cioè con l'impegno di tutte le componenti politiche, ad esempio che nessuno si permetta più di non riuscire a spendere in questo momento 105 milioni stanziati che vanno restituiti all'Europa perché Pompei ne è riuscita a utilizzare solo 600.000 per inefficienza, diatribi locali, insomma per un menefreghismo. Interrompere, dico, un perverso legame tra Stato inetto, dirigenti miopi, funzionari presbiti, personale pigro e lo spirito del tirare a campare. Tutti almeno collusi se non complici. Che il sito venga vigilato da personale non locale, come la casa di un ministro dell'interno, e che nessuno chieda perché, altrimenti o è in mala fede e quindi non serve rispondere, o è in buona fede e allora non capirebbe nemmeno se stessimo qui 2 giorni a spiegarglielo.